Ciao bambini, vi starete chiedendo chi io sia? Allora, conosciamoci, io sono Terry, un'attrice dell'associazione teatrale WIP Teatro. E voi? Mi dite i vostri nomi? Perché non ci presentiamo? Vediamo un po', mamma, quanti siete? Matteo, Francesco, Angelo. C'è anche un Leonardo. Leonardo. Pensate un po'. Io volevo proprio raccontarvi la storia di un grande personaggio storico che si chiama Leonardo. Avete già capito di chi sto parlando? Bravi, di Leonardo da Vinci, un grandissimo genio degli ultimi secoli. È vissuto 500 anni fa e ancora se ne parla tanto di lui. Come dici, Tommaso? Ah, che ha inventato la macchina per volare. Ma lo sai che mi fai venire proprio in mente che il suo compagno col quale ha sperimentato la macchina per volare si chiama proprio Tommaso. Volete sapere qualcosa di più? Vi siete incuriositi? Allora che ne dite se venite con me nel 1500? Facciamo un salto nel tempo? Andiamo indietro. Eccoci qua, dove siamo? Siamo a Vinci. Ci troviamo nel 1500, esattamente nel 1452, che è l'anno in cui è nato Leonardo da Vinci. Nasce qui in questi colli della Toscana e dietro di me potete vedere proprio un ulivo, che è una pianta tipica di questi luoghi. E infatti questi paesaggi hanno ispirato molto Leonardo nei suoi dipinti. Leonardo nasce dal papà notaio, Messer Pietro, e da una contadina, Caterina. Leonardo è un bambino estremamente curioso, ha sempre sete di sapere. Lo zio e il nonno non riescono quasi a stargli dietro. Crescendo, Leonardo disegnava tutto quello che vedeva, lo metteva attraverso i suoi occhi, lo dipingeva sui suoi progetti. Leonardo è un bambino estremamente curioso. Tutto quello che vedeva doveva darsi una spiegazione, voleva capire come funzionavano le cose e poi disegnava, tutto quello che vedeva lo disegnava, ma lo disegnava in una maniera innaturale, perché alla fine Leonardo è un genio, non è un bambino come tutti gli altri. Il papà, quindi, accortosi di questa caratteristica del figlio, di questa genialità del figlio, decide di portarlo a Firenze dal suo amico Verrocchio, che è un pittore molto famoso che aveva una bottega a Firenze, per fargli vedere i disegni di suo figlio. Leonardo presso la bottega del Verrocchio impara tantissime tecniche, ma a volte addirittura riesce anche a superare il maestro. Dopo Firenze, Leonardo si trasferisce a Milano. Viene chiamato ai servizi del duca Ludovico, che gli commissiona un grandissimo quadro. Vediamo un po' se vi ricordate, un quadro dove ci sono 12 persone su una tavola e una persona in centro. Bravissimi! L'ultima cena. Impiegò davvero molto tempo a dipingere questo quadro perché Leonardo era piuttosto preciso per disegnare i suoi personaggi. Andava in giro a cercare persone che potessero fare da modelli. Ci aveva impiegato davvero tanto tempo, però poi alla fine ce la fece. In questo periodo Ludovico commissiona Leonardo anche un grandissimo progetto per la realizzazione di questa statua equestre enorme, pensate, prevedeva l'utilizzo di 70 quintali di bronzo. Leonardo comincia a fare il suo progetto, a realizzare un po' la struttura e purtroppo in quel periodo scoppia una guerra e il bronzo che doveva essere utilizzato per riempire questa statua a forma di cavallo doveva essere utilizzato, ahimè, per creare i cannoni. Leonardo quindi si trasferisce a Venezia. A Venezia però, ahimè, anche lì c'era la guerra e così il signore per il quale lavorava Leonardo gli commissiona di costruire macchine da guerra,
o delle fortificazioni per proteggere la città dai nemici. E lui quindi cosa costruisce? Costruisce lì in quel periodo lo scafandro. A cosa serviva lo scafandro quindi a Venezia? Serviva per far immergere sott'acqua i soldati senza che potessero essere visti e all'arrivo delle imbarcazioni poter essere attaccati. Ma a Leonardo non piaceva inventare armi da guerra. A Leonardo piaceva inventare degli oggetti che potessero facilitare la vita alle persone. E in questo periodo aveva progettato la bicicletta, pensate, non esisteva la bicicletta 500 anni fa, e con il suo sistema di ruote messe insieme con dei meccanismi aveva capito che poteva essere un mezzo di trasporto più veloce. Realizza anche delle pale, queste pale servono per la navigazione piuttosto che i mulini che servono per azionare degli ingranaggi e far funzionare dei macchinari. Inventa degli strumenti per misurare l'umidità dell'aria, la temperatura, ma tantissime altre cose, non si riesce quasi neanche ad elencarle tutte. Ma sapete, Leonardo era anche, come vi ho già detto, un grandissimo osservatore. Li sentite questi uccellini dietro di me? Osservandoli con le loro ali aperte che prendono il volo, Leonardo ha pensato: perché non far volare anche l'uomo? Perché non permette all'uomo di prendere il volo e di poter avere la possibilità di volare proprio come gli uccelli? Ed è qui, bambini, che interviene Tommaso, di cui vi ho parlato precedentemente. Tommaso è un grande amico di Leonardo, col quale lui ha collaborato per poter testare, per poter verificare che il suo progetto funzionasse. Ed è a lui che gli applica questi grandi ali con una struttura in legno, ma ahimè, non funzionò subito la prima volta. Si fece male il povero Tommaso, per cui dovette perfezionare questo sistema di volo. Ma Leonardo non si arrese, perché Leonardo non si arrendeva mai. E addirittura progettò anche un altro sistema di volo, il pallone aerostatico, quello che adesso chiamiamo la mongolfiera. Ma sapete, bambini, Leonardo osservava anche gli esseri umani e voleva capire gli ingranaggi precisi e perfetti per poter far muovere il corpo. Il corpo umano è composto da ossa che si muovono, che si incastrano tra di loro, di organi interni, di muscoli. E Leonardo non solo voleva verificare proprio dal vivo, sperimentando e vivisezionando dei corpi morti per capire come funzionasse e che cosa ci fosse all'interno del corpo umano, ma aveva capito che tutto aveva una geometria, tutto rispecchiava delle regole fisse di misure, e tutto il corpo umano poteva essere racchiuso in un cerchio o in un quadrato, e che tutto poteva avere una logica matematica. Avete mai visto associare al nome di Leonardo da Vinci l'uomo vitruviano? A 60 anni, bambini, ormai Leonardo raggiunge una grande esperienza nel campo della pittura, dell'architettura, della scultura, e per quanto riguarda la pittura è proprio in questo periodo che dipinge un famosissimo quadro di cui sicuramente avete sentito parlare. Esatto, La Gioconda. La Gioconda è un quadro famosissimo di Leonardo perché racchiude proprio la massima espressione di tutte le tecniche imparate da Leonardo col tempo. Se aveste la fortuna, bambini, di andare al Louvre, al Museo del Louvre a Parigi, e osservare da vicino questo quadro famosissimo di Leonardo, potete accorgervi che lo sguardo di Mona Lisa, così viene chiamata la donna che la raffigura, sembra che vi segua con lo sguardo, perché Leonardo aveva usato la tecnica sulla prospettiva e quindi dando quasi un'immagine reale di quello che lui andava a vedere, dando un senso di prospettiva e di profondità. Quindi tutto quello che lui vedeva con l'occhio veniva proprio realizzato sul dipinto come se fosse una fotografia.
Oggi abbiamo le fotografie, ma nel 1500 c'erano i dipinti e Leonardo riusciva a fotografare attraverso il suo sguardo e attraverso le sue mani realizzare su tela quello che vedeva con gli occhi. Eccoci qua, bambini, ritornati negli anni 2000. Vi è piaciuta la storia di Leonardo? In realtà ci sono tante altre cose da dire su di lui. Io ve ne ho citate qualcuna, altrimenti per questioni di tempo dovremmo stare qua almeno mezza giornata per raccontare tutto quello che ha fatto Leonardo. Ma un'altra piccola cosa ve la voglio dire, che non ve l'ho detta, una cosa molto simpatica e curiosa. Lo sapete che Leonardo amava gli animali. Lui amava talmente tanto gli animali che addirittura si racconta che un giorno andò al mercato e vedendo questi poveri animaletti nelle loro gabbie, li comprò tutti, ma li comprò per liberarli e lasciarli liberi. Infatti lui non amava mangiare la carne, era quello che si dice oggi un vegetariano. Eccoci qua. Come vi dicevo, Leonardo amava tantissimo gli animali, perché gli animali danno tantissimo affetto. E adesso, bambini, è arrivato il momento di salutarci. Ma se vi ho incuriosito, potete scoprire di più recandovi direttamente a Vinci, lì proprio dove è nato Leonardo. Lì ci sono oggi un sacco di musei che sono stati studiati per poter dimostrare i progetti che aveva abbozzato sui suoi appunti Leonardo, e sono stati realizzati da alcuni architetti per poterli progettare esattamente come li aveva disegnati Leonardo. Ma se proprio non potete andare in Toscana, anche a Milano per esempio ci sono dei musei come quello della scienza e della tecnica, dove sono stati allestiti dei reparti dedicati a Leonardo, dove ci sono dei laboratori dove si possono sperimentare dei progetti semplici adatti per i bambini per poterli fare con le proprie mani. Ah, c'è anche un museo all'aria aperta. Se vi trovaste a passare dalla zona della Martesana, che è una zona in provincia di Milano, ci sono musei all'aria aperta dedicati a Leonardo. Qualcuno ha sentito parlare delle chiuse di Leonardo? Sono questi sistemi per portare allo stesso livello l'acqua e permettere alle imbarcazioni di poter proseguire il loro percorso. E questo sistema di dighe che si aprono e si chiudono portando il livello dell'acqua allo stesso livello, l'imbarcazione può continuare e proseguire. Questa è stata un'altra delle invenzioni di Leonardo che potete proprio osservare in questa zona della Martesana. Adesso, bambini, vi saluto dandovi l'appuntamento per un prossimo racconto su un altro personaggio storico e sperando di avervi incuriosito. E mi raccomando, bambini, tenete sempre viva la curiosità di sapere, di conoscere, di esplorare. Non esitate a fare domande, a chiedere. Fate come Leonardo. Lui è diventato un genio perché non si è mai fermato davanti a niente. Ciao!